tutto al suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per danzare. Così nella vita c'è stato il riso e c'è stato il pianto, c'è stata la gioia ma c'è stato anche tanto il dolore. Sono un alcolista in comunità e ho conosciuto il dolore come causa della mia dipendenza e ho procurato dolore a causa della mia dipendenza. L'alcolismo è schiavitù e solitudine, è abbandono e naufragio, è fatica e dolore, molto dolore. Quando ti attacchi alla bottiglia, già prima dell'alba e già in astinenza, ti fai pena da solo e da solo senti tutto il dolore del tuo mondo. Ho sentito compagni che piangevano mentre bevevano. E poi il dolore di sapere che andrei avanti così tutto il giorno, poi il giorno seguente, poi l'altro ancora. E disperazione. Entrai in comunità per spezzare questa catena. La comunità è il luogo dove le sofferenze si incontrano, si intrecciano, ma non si confondono, si elaborano, si evolvono, per agguantare un filo di speranza che ci sostenga lungo il percorso della vita. Ma guardarsi allo specchio, vedere veramente chi sei, chi poi la dipendenza ti ha fatto diventare, prendere coscienza dei propri legami spezzati, mettere fino in fondo le mani nel proprio fallimento, fa male. Significa che non ti perdoni e fa male, ti fa stare tanto male, è dolore questo. Te lo senti addosso che stai portando una croce, la tua croce, la senti pesante, troppo pesante. Forse cadi, ma in comunità c'è chi ti aiuta a risollevarti. La comunità è il punto d'incontro di tutte queste croci, di tutti questi dolorosi vissuti. Siamo qui per affrontare il nostro dolore, per andare oltre. In comunità arrivano persone diverse, ma tutte con un carico pesante sulle spalle. Ciascuno porta con sé il suo dolore. La comunità è condivisione, ascolto. Ci sono colloqui individuali, gruppi dove il proprio dolore emerge e si spartisce e si acquisisce consapevolezza. Anche la strada verso la consapevolezza è dolorosa, passa attraverso sensi di colpa, rimorsi e la rilettura costante della propria vita, di tutta la propria vita. Nel naufragio della vita, nel naufragio della sostanza, nel dolore più profondo, trovare i mezzi per lenire questo dolore, questo è il fine della comunità, per affrontare e curare le proprie ferite e le proprie cicatrici. Lo si fa dando senso ad ogni gesto della vita quotidiana e in comunità c'è lo spazio per il confronto con gli operatori, con il gruppo, che è il valore aggiunto, per la riflessione personale e anche per le attività pratiche. Trovare sostegno, forza per poi arrivare alla libera scelta di impostare diversamente la propria vita. Resteranno le ferite, resteranno le cicatrici, ma la comunità è il luogo dove il dolore di uno e di tutti, piano piano si trasforma in speranza. Speranza è quella vissuta giorno per giorno, apprezzando la vita perché perfino il dolore ha insegnato qualcosa.